Penso che questa sia una delle melodie più intime, belle e delicate che io abbia mai scritto. Prima ero un pianista classico, diploma di conservatorio, concerti, concorsi, masterclass, anche diploma di secondo livello. E poi a un certo punto nella mia vita è arrivata la composizione, mi sono messo a scrivere delle mie musiche. Penso che l'arrivo della composizione nella mia vita sia l'evento più bello dal punto di vista artistico che mi sia mai potuto capitare. Voi che cosa fate quando finisce una relazione? Quando il vostro fidanzato, la vostra fidanzata vi lasciano? Beh, io ho scritto questo, Semi di girasole, il mio secondo album, il mio secondo disco. Il più solare, il più spontaneo, il più colorato che io abbia mai scritto, sicuramente. Oh, la nascita di questo disco, di tutte le musiche che contiene, lo suonerò e lo racconterò in un concerto che farò sabato prossimo, il 21 marzo, a Casa Menotti, in Piazza del Duomo a Spoleto. Ci saranno due repliche, una alle 4 e una alle 6 del pomeriggio. Il biglietto costa 7 € e dopo ogni concerto viene servito un aperitivo nella terrazza d'onore di Casa Menotti. Per chi non conosce quella situazione, è davvero una situazione speciale. È un'atmosfera particolare e magica, sia durante il concerto che dopo. Per tutto il concerto mi farò accompagnare per le musiche, soprattutto per i racconti, no? Che introdurranno ognuna delle musiche da questa cassa, una cassa veramente speciale che contiene degli oggetti, ognuno dei quali è legato a un brano del disco. C'è un velo da sposa, un asciugamano da spiaggia, un girasole, come potrebbe mancare un girasole in semi di girasole. E sapete quando è stato in quella estate, che era poi quella del 2007, quando appunto ho scritto Semi di girasole per digerire, no? Questa storia che capivo stava finendo, no? Che non si andava avanti. Oh, il segno del mio umore quell'estate è cambiato il giorno di Ferragosto. Da un segno tendente al meno siamo passati da un segno tendente al più. Il giorno di Ferragosto ho deciso di leggere questo libro, un libro di Marzia Grade che mi aveva regalato il mio carissimo amico Luca, La principessa che credeva nelle favole, ovvero come liberarsi del proprio principe azzurro. Alla sera del giorno di Ferragosto ho finito di leggere questo libro. Non stavo più come al mattino, e poi nei giorni successivi sono stato sicuramente meglio. Non lo so che cosa io abbia letto di particolare lì dentro. Comunque lì dentro c'è una protagonista che è Victoria, che ha un'amica immaginaria che si chiama Vicky, alla quale ha assegnato come carattere la parte di sé che viene sempre rimproverata dai suoi genitori. E allora io a Vicky ho ispirato una musica. La prima parte era quella che suonavo all'inizio del video, e adesso vi saluto, vi do appuntamento a sabato 21 marzo a Casa Menotti con quella che è.